Bentornati sul nostro canale, benvenuti, bentornati. Sì. Siamo arrivati finalmente a Cork dopo un viaggio di tot ore che non ci ricordiamo. Siamo comunque arrivati che era buissimo, quindi ci ricordiamo questa cosa. Eccoci, appena arrivati a Cork. La sera poi siamo stati insieme nel Semichetti, abbiamo fatto cena, la mattina dopo, bam, gita! Decidiamo di andare a Blarney, che è una piccola cittadina situata molto vicino a Cork, che si può arrivare col pullman. E la cosa più caratteristica che c'è a Blarney ovviamente è il castello, nonché anche l'edificio che c'è vicino al castello. È vero! E c'è anche un negozio bellissimo, ma super caro. E anche un ristorante dove abbiamo mangiato. E anche il wifi. Ed è molto famosa perché in cima alla torre è custodita la pietra dell'eloquenza, che brutta parola. La leggenda narra che se si bacia questa pietra alla sommità della torre, si acquisisce il dono dell'eloquenza, ovvero di persuadere le persone con il dono della parola. Non ci sono testimonianze perché non l'abbiamo fatto. No, perché la facciano tutti, facevano un po' schifo. Tra l'altro, ma soprattutto bella, bisogna sporgersi al di fuori. Non in questo modo, perché bisogna farlo in questa maniera, adesso lo mostro. Ah no, al contrario. Tipo così, bisogna stare così, perché la pietra è qua. Esatto, ma qui c'è il muro. Quindi voi siete con la testa completamente fuori dal muro del castello. Questo è il muro. Ci sono ovviamente due addetti alla sicurezza che vi tengono nel caso doveste casualmente cadere, ma non lo fate, perché comunque ci passa semplicemente la testa con un pezzo di collo, ma niente di che. Non l'abbiamo fatto ovviamente perché stessa tutti quanti. Abbiamo quindi concluso la nostra visita al castello, che ovviamente è fatto di rovine. Visitarlo è anche bello perché attorno al castello c'è un parco meraviglioso enorme. È proprio una foresta, direi qua. Sì. Cioè foresta barra parco. Potete passeggiare, ci sono anche alcuni punti di interesse all'interno della foresta. Ok, adesso un piccolo video per farvi vedere la mia nuova casa. Oh, tada! Alcuni animali strani e così via. Quindi le grotte, abbiamo fatto i... Ah sì, c'era una... Minatori. Se il vostro sogno da piccoli era quello di entrare nelle grotte, andare a vedere le cose, eccetera, potete diventare potete diventare speleologi per 2 minuti e 30, perché è una grotta piccolissima, però tipo ci può entrare, no? Fare... Dopo la visita al parco meraviglioso, il tempo era talmente bello che ci siamo tolti il piumino, abbiamo indossato i nostri occhiali da sole e abbiamo preso il gelato. Ti ricordi? Il gelato quello... Era marzo comunque. Marzo, sì, infatti è stato parecchio strano e i nostri amici erano parecchio sorpresi di questa temperatura. Abbiamo preso il gelato quello... soft, gelato soft. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo magico video, quindi vi ringraziamo per averlo visto, vi diamo appuntamento ai prossimi e arrivederci.